Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo scenario di Dragon Mania Legend. È da un po' che faccio video, cioè che non faccio video, quindi vi volevo aggiornare, dato che l'altro ieri è finita la scuola, quindi sarò un po' più libero in questi giorni. Ottimo. Non avevo iniziato nulla, no, qualcosa sì, ma era allenamento. Va bene, non fa niente. L'importante è che l'abbiamo preso, perché mi manca soltanto un altro frammento di questo qua per avere Crono livello 3 teoricamente, perché ho fatto livello 2 e ha un fiolo. Vabbè. C'è questo evento antico dove io voglio vincere questo. Mi piace parecchio, quindi ci provo. Allora, quindi apriamo qua. Sì, perché hanno cambiato la schermata di nascita, di chiusura dell'uovo e quella di dell'allevamento. Tu nell'allevamento puoi vedere subito che drago hai ottenuto. Tipo, faccio un esempio. Se vado qua, è così. Adesso mi dirà che drago ho ottenuto. Ho ottenuto il drago. Sì! A quanto pare esiste veramente la fortuna dello youtuber, perché sono tipo 21 volte che lo sto facendo. Adesso cercherò di prendere il drago della settimana. Ma secondo me lo posso anche lasciare stare, anzi lo lascerò stare, perché non è che non mi piace, soltanto che devo, vabbè, al momento posso farne uno. Vabbè, 4 minuti. Anzi, sto facendo una cavolata, meglio di no, perché poi non posso più fare altri allevamenti. Quindi questo, 6 ore. Ok, ho iniziato la battaglia a catturare 2 creature. Quindi, una. Ah, vi volevo aggiornare, perché ho un drago divino che ho scelto questo, ma il mio vero drago divino preferito è Poseidone, che forse uscirà un'ultima volta in quest'estate e cercherò di vincerlo. Ho un drago primordiale. Carino. Non ho nient'altro da dire. Mi manca, ok. E dobbiamo vincere. Il dungeon non lo faccio, cioè dovrei farlo, perché serve per i biglietti per aprire le casse del coso, per ottenere i gli oggetti per comprare pezzi di draghi antichi. Soltanto che i draghi che ci sono nell'altare non mi piacciono. Tanto c'è un drago che c'era già stato, ma io non ho giocato con l'evento. Comunque non mi piacciono, quindi non faccio il dungeon. Lo farò, anche se mi dà un po' fastidio, perché non è una funzione che mi piace tanto nel gioco. Lo dovrò fare per l'evento divino di Poseidone, perché là è l'unico modo per ottenere i draghi ed è veramente fondamentale. Ma appunto, infatti, quando ho vinto il drago divino mancavano tipo 2 giorni e se non avessi fatto il dungeon non ce l'avrei fatta, perché quei biglietti extra servivano tutti. Ma quindi sì. Allora finiamo qua. Vi volevo dire, ieri stavo girando il tabellone. Tra l'altro hanno tolto il bingo, mi dispiace un po'.
se devo essere sincero. Da caselle. Ieri ho ottenuto un per 50 di... C'è chi ottiene sempre per 500? Faccio. Lo faccio. Potrei aver fatto una cavolata. Come no? Perché adesso sono a 31 casse. Poco fa ero là. Un po' meno. Ok. Serve un doppio 6. Ti prego, l'unica cosa che ti chiedo, doppio 6. Doppio 6. Ultimo. Ok, vedi. Qua sono a 80. Io cercherò di fare lui, che sarà molto fattibile, però mi servirà per forza un altro di questi. E non so come finire senza altro. Ci sarà un modo probabilmente, sì, però lo paghi da lei, ma 190 un po' esagerato. Qua intanto apriamo tutte le altre casse. Sono felice che ho ottenuto il drago del mese, perché avevo, non faccio vedere subito, vinto lui, perché questi qua non li avevo giocati, questi qua. Che poi non so se il premio principale di questo era un drago antico divino, mi sa leggendario, cioè intero leggendario divino, perché io ho fatto questi tre draghi e avevo ottenuto l'accademia. Dato che qua c'è il Grand Viking, non so cosa ci sarà dopo, però l'importante è farlo. Infatti. No. Cosa faccio adesso? Ho finito tutti i miei gettoni. Ora sempre di 7 gettoni. Abbiamo 10 casse. Per 10, per 50. Allora, come potete vedere, ho dato un pezzo a ognuno, così li posso vedere nel tabellone dei draghi antichi. L'ho fatto apposta. Vedete, questo Polvele e Sreisk erano i due draghi che mi piacevano di più. E adesso c'è questo qua, Owen, mi piace molto. Cercherò di prenderlo. Aia, questa era la dura da vincere.
difesa. Ho una difesa assurda, però voglio, ho il posto di Luigi, metterò forse Poseidon. E al posto di questo drago, questo sei drago cowboy. Ci vorrebbe un'unità che metterò Owen se lo vinco. Perché gli elementi sono comodi e Poseidon è all'acqua, quindi potrò sempre fare la protezione divina, ma potrò anche curarmi la vita, che sarà gran cosa. Ho fatto la missione, tac tac. Dieci biglietti VIP. Ok. Vedete che ho 78 milioni, ecco, li sto tenendo per questo. Ok, l'esagerato prezzo. Ma c'è un periodo in cui devi spendere veramente poco, infatti non spendo più milioni per le fattorie, che spendevo 2,8 milioni. Adesso spendo 56.000, perché così ho più possibilità di guadagnare. Le offerte speciali non mi fanno mai impazzire. Tipo qua. Cioè, per 10 euro non ne vale nulla. Zolto invece mi piace un sacco come antico divino elettro. L'antico si vede, il divino pure, l'elettro te lo mette in faccia. È fatto veramente bene. Mi piace la caratteristica che ha, identica a quelli ai draghi due primordiali, quello blu fluorescente e l'altro. Mi piace molto, soltanto che già dovrei ottenere un drago antico, che penso che è impossibile per me perché non ne ho mai ottenuto uno. Io ci provo sempre, perché tipo in quello dell'ombra dovevi aprire 270 casse per assicurarti il drago e non c'ero andato neanche vicino. In quello della terra, se non ci avessi mollato, forse ce l'avrei fatta, perché era arrivato a 200 casse su 220. Ma è perché non avevo giocato per tipo 6 giorni, una roba sulla, quindi forse ce l'avrei tranquillamente potuta fare. Invece qua sono soltanto a 200 casse, quindi forse ce la posso fare. Un drago antico ce la farò a prenderlo. Ah, io direi di spendere. No, di tenere, intanto teniamolo su. E nulla ragazzi, io vi saluto, ciao ragazzi.